Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni per il fine settimana. Diamo assieme lo sguardo alle mappe meteo ed in particolare alle mappe della temperatura e della pressione in quota. Nella giornata di sabato, l'area atlantica e la penisola iberica sono interessate da una vasta saccatura, mentre un'area di alta pressione di matrice africana si estende da Nord Africa verso la penisola italiana e l'Europa centrale. Sul bordo occidentale del promontorio anticiclonico scorrono correnti più miti e umide ed equidanti meridionali, come si può notare dalla mappa della temperatura in quota riferita alle ore centrali di sabato. Tale situazione avrà come effetto quello di un rialzo dello zero termico e il transito di velature. Nella giornata di domenica il promontorio di alta pressione si indebolisce progressivamente sotto la spinta della saccatura atlantica che inizia ad affacciarsi al Mediterraneo occidentale. Andando nel dettaglio, nella giornata di sabato avremo quindi un cielo tendenzialmente soleggiato ovunque, con qualche addensamento solo su Alpi Marittime e Liguri per la persistenza di correnti orientali nei bassi strati atmosferici. Come accennato precedentemente, le correnti in quota umide, mitide e conanti meridionali determinano il transito di velature nel corso della giornata. I venti soffieranno quindi dai quadranti orientali in media e bassa valle, con qualche raffica moderata su Alpi Liguri e Appennino, mentre in quota soffieranno dai quadranti meridionali. Lo zero termico, grazie al flusso di aria più mite in quota, si porterà mediamente in serata intorno ai 2300-2400 metri su arco alpino, con valori più alti intorno ai 2700-2800 metri su Alpi Liguri e Appennino. Le temperature sono previste in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Nella giornata di domenica la situazione si manterrà simile a quella di sabato, con cielo ancora soleggiato e qualche addensamento su Alpi Marittime, Liguri e Appennino. Vi saranno ancora velature in transito nel corso della giornata su tutti i settori. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali in quota, mentre i medi e bassa valle saranno ancora dai quadranti orientali, con residui in forza al mattino su Alpi Liguri e Appennino e rotazione dai quadranti meridionali dalla sera. Lo zero termico è previsto un lieve aumento sull'arco alpino e di lieve calo su Alpi Liguri ed Appennino, portandosi un po' ovunque intorno ai 2400-2500 metri in serata. Le temperature, infine, saranno ancora in rialzo di qualche grado sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per concludere, il pericolo valanghe, grazie ai nuovi apporti nevosi di questi giorni, è attualmente tremarcato su Alpi Pennine e le Pontine, dove moderato altrove. Prima delle escursioni raccomandiamo quindi di consultare il nuovo bollettino valanghe emesso venerdì 28 marzo e disponibile sul sito web di ARPA Piemonte o di Rischi Naturali Piemonte. E da ARPA è tutto, un saluto e buon weekend!